Lorenzo, intanto sgombriamo i dubbi. Sei uscito a metà primo tempo, ma nessun problema fisico, immagino, da parte tua, no? No, assolutamente no. Nessun problema, è che siamo in tanti, allora il mister ci fa ruotare tutti. Sì, oggi avete giocato praticamente tutti, anche Jankovic o Fall, il portiere che era in prova, che ha giocato nel Feino, ma pure parato un rigore, ha fatto un po' uno scherzo, diciamo. Sì, poi l'ha parato a Bara, che sono molto amici, quindi scommetto che si prenderanno un po' in giro i spogliatoi. Senz'altro. E un Parma che comunque, vabbè, al di là dei gol, questi amichevoli io credo che servano più per rodare alcuni meccanismi. Avete provato cose particolari o è semplicemente un discorso fisico per tenere comunque alto il livello anche atletico della squadra? No, soltanto a livello fisico per far giocare tutti, niente. Ora arriva la Clodiense, l'abbiamo chiesto anche ad altri due compagni, una gara magari molto simile a quella che è stata la gara contro il Mezzolara, però insomma proprio da quella partita lì magari abbiamo imparato qualcosa un po' tutti. No? Sì, col Mezzolara abbiamo fatto molta fatica, speriamo che ci servi di lezione e che con la Clodiense facciamo meglio. Ok, te lo diciamo sottovoce anche perché c'è sempre la paura che poi un giovane si monti la testa, ma com'è possibile delle volte riuscire a fare delle cose con una tranquillità enorme anche in campo, anche in momenti della partita un po' così ed essere un 98? Cioè, come ce lo spieghi? Perché è una cosa che non... Ma in campo le cose sono abbastanza naturali, basta tranquillizzare, bisogna stare tranquilli in campo e sciogliere la mente. Ti senti dall'inizio della stagione di essere migliorato in generale e, se ce lo puoi dire, se in qualcosa di particolare, diciamo, non so, magari tatticamente o anche fisicamente, atleticamente? Ma sicuramente sono migliorato, all'inizio facevo più fatica. Magari sono migliorato dal punto di vista fisico, però bisogna sempre migliorarsi. Per quanto riguarda tra virgolette, i nuovi arrivi, anche Guazzo, cioè i giocatori che all'inizio erano un po' fuori, anche Guazzo, Miglietta, stanno entrando un po' in gruppo, c'è stato anche il ritorno di Musetti, insomma, siete veramente in tantissimi, lo dicevi tu prima. Il mister come lo vedi? Delle volte è nervoso per non sa cosa fare oppure lo vedi sicuro e convinto? No, il mister sa benissimo quello che deve fare, siamo in tanti, sarà difficile ruotare tutti, è un motivo di più per l'impegno ogni allenamento per conquistarsi il posto. Ieri l'ultima domanda da parte mia, ieri il Forlì ha vinto il primo dei tre recuperi, ora 6 punti dal Parma. Se dovesse vincere anche gli altri due, si aggiungerebbe il Forlì al Lentigione e l'Alto Vicentino, insomma un po' nelle avversarie del Parma. È un gruppo comunque bello tosto. Sì, sono squadre molto forti, noi siamo consapevoli della nostra forza, poi a ottobre affrontiamo sia il Lentigione che il Forlì, speriamo di far bene anche contro di loro. Grazie.